Questa doveva essere la sala d'armi, quella dove stavano le guardie del signore di questo castello. Speriamo di non spaccarci la faccia. Ecco, ed è molto grande, guardate un po', praticamente ormai sventrata, non c'è più il tetto, è crollato, il pavimento è praticamente roccia viva. Ci sono delle porte, una qua e una qua, che accedevano ad altrettanti luoghi per la difesa di questa cittadella, o meglio di questo castello. Guardate qua. Ovviamente non vi posso dire dove mi trovo in questo momento. Qui ci sono dei reperti storici, archeologici, misteriosissimi, e al momento non posso svelare nulla, però posso farvi vedere qualche cosa. Allora, questa porta, ormai manca la scala, per cui è difficilissimo. Ecco, entrava in un locale, probabilmente la cucina delle guardie, o un luogo dove si tenevano le armi, le alabarde, le picche, gli archi. Teniamo conto che parliamo dell'alto medioevo, quindi balestre. Non esistevano ancora le armi da fuoco. Ed è molto, molto così inquietante, o comunque molto emozionante, stare in un luogo così silenzioso e così pregno di storia. Io quasi quasi sento persino ancora degli uomini e delle donne che vivevano qui 1200 anni fa. Non vorrei però incontrare qualche spettro, perché sono da solo, ho qui il mio zaino con dei pennelli per pulire una stele, che non vi farò vedere, ovviamente, e per prendere dei calchi con una matita, un carboncino e un foglio che puoi ridisegnare riprendendo delle frasi, dei termini che sono impressi in questa lapide. L'ambiente, diciamo che ti mette un po' di soggezione. Sono un tipo impressionabile.